Buongiorno a tutti. Per prima cosa vorrei mandare un carissimo saluto a tutti gli amici del Festival della Mente di Sarzana. In questo momento così difficile, in cui siamo costretti a una lontananza fisica, è fondamentale poter essere vicini almeno virtualmente, per condividere esperienze, condividere storie che possano un po' scaldare il nostro quotidiano. Io non vivo in Italia, vivo vicino a New York, ma sono in isolamento proprio come gli italiani. La mia vita è scandita, la mia giornata è scandita da meeting di lavoro con colleghi, che sono in tutto il mondo, ma anche da alcuni momenti di relax che condivido con amici che ancora sono distribuiti, e lontani da me. E in tutte queste interazioni online ho osservato principalmente due cose che mi hanno fatto pensare. Primo, che in questa crisi davvero mai come in altre crisi, secondo me, la scienza e la tecnologia sono fondamentali. Senza gli strumenti tecnologici, per esempio, che permettono le videochiamate o altre modalità di comunicazione da remoto, saremmo tutti molto più soli nel nostro isolamento. Inoltre, questa crisi sanitaria può essere risolta solo da innovazioni scientifiche e tecnologiche in campo medico e supportate da tecnologie come l'intelligenza artificiale, che è il mio campo di lavoro, che possono accelerare queste innovazioni, individuare le misure da adottare per proteggere la salute e allo stesso tempo supportare l'economia e anche permettere lavoro, come nel mio caso, o educazione a distanza per molti, come nel caso di tanti studenti anche in Italia. Quindi tecnologia e scienza al servizio di importanti valori umani, come la condivisione, la famiglia, la salute, il lavoro e l'educazione. La seconda osservazione, che mi ha fatto pensare è relativa alla globalità e alla equalizzazione di questo periodo. Non importa dove siamo, che lavoro facciamo, siamo tutti isolati e abbiamo tutti bisogno di contatto sociale. Questa comunanza ci permette di immedesimarci nell'altro molto più di quanto non lo facessimo prima e di sviluppare un'empatia a livelli che magari prima non avevamo raggiunto. Qualche settimana fa, per esempio, ho scritto su una piattaforma sociale che non riuscivo a trovare qui le mascherine per il viso e una mia collega e amica di Hong Kong me ne ha spedita una scatola intera. Non ho mai ricevuto un regalo così prezioso. Quindi la tecnologia, in questo caso fornita da una piattaforma, sociale, al servizio della solidarietà e dell'amicizia. Entrambe le osservazioni hanno, come avete visto, un tema comune, che la scienza e la tecnologia sono fondamentali, ma diventano veri strumenti di progresso sociale se sono progettate e usate al servizio dei valori umani. Quindi, quando torneremo al cosiddetto nuovo normale, ricordiamocene, usiamo la scienza, la conoscenza e la tecnologia per definire una coscienza globale condivisa, pur nelle sue differenze culturali, è supportata da collaborazione globale e trasparenza per creare un futuro in cui la tecnologia sia veramente al servizio dell'umanità e del nostro pianeta. Auguro a tutti gli amici del Festival della Mente di Sarzana un veloce ritorno alle attività che più ci piacciono e che ci permettono di avere un vero contatto sociale con veri abbracci e vere strette di mano. Nel frattempo vi mando un abbraccio virtuale e spero di vedervi al più presto, magari anche a Sarzana. Ciao a tutti.